Buongiorno e benvenuti a Repanettone 2015. Alessandro Torcoli, direttore della rivista La Città del Bere, importantissima rivista in Italia e nel mondo dei vini. Il vino affiancato al panettone, cosa ci dice di questa... In questi 2-3 anni di collaborazione con Repanettone abbiamo scoperto davvero uno spazio incredibilmente interessante del rapporto tra i grandi vini italiani che presentiamo a questa manifestazione e il principe dei dolci milanesi, che però interpretato nelle varie regioni d'Italia, dolce e salato, effettivamente crea una serie di combinazioni di abbinamento cibo-vino pressoché infinito. E noi qui siamo in grado di proporre 41 etichette, dal nord, dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia e le isole minori come Lipari e Pantelleria, con le loro espressioni di vini dolci, passiti, ma anche qualche vino secco, o vini importanti, per esempio quelli adatti alla stagione invernale e al periodo natalizio, come il Grande Amarone, come vini rossi di struttura. Ecco, ciascun vino ha naturalmente il suo perché più significativo con un certo tipo di panettone. Per esempio il panettone tradizionale, quello che di fatto ha solo, a parte gli ingredienti di base, le uvette, va benissimo con i vini più delicati come i moscati, come le malvasie, l'asti spumante, la malvasia friulana, eccetera. Poi però troviamo dei dolci prodotti per esempio dalla Campania a base anche di cioccolato, che necessitano di tannini, di struttura. Il tannino è quella parte del vino rosso che rende la beva più corposa e più graffiante. In quel caso allora un sagrantino passito, per esempio, o un reciotto della Valpolicella sono perfetti perché hanno la struttura per poter sostenere anche il cioccolato. Ecco quindi che per noi che di mestiere facciamo i divulgatori riguardo al vino, cerchiamo di appassionare le persone incuriosite passando più informazioni possibile con leggerezza, senza troppa pedanteria, e soprattutto con gli assaggi. Questa è un'occasione davvero d'oro. Allora vi ringraziamo per questo supporto importantissimo che date a Ferio del Repanettone e per quanto un po' in anticipo vi auguriamo buon Natale. Grazie a tutti voi.